Ciao, oggi andiamo ad affrontare una poesia di Giuseppe Ungaretti, Veglia. Lettura espressiva di Vanessa Bertelli. Veglia di Giuseppe Ungaretti. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani. Nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Bene, adesso continuiamo con l'analisi del testo, con l'analisi di questa poesia. Come sappiamo, il nostro poeta combatte durante la Prima Guerra Mondiale. L'esperienza lo segna tantissimo, scrive molte poesie. Questa è stata scritta il 23 dicembre del 1915, precisamente a Cima 4 di San Michele. Pochi mesi dopo scriverà un'altra bellissima poesia, Sono una creatura, proprio sempre in quelle vicinanze, Cima 4. La poesia è evidente divisa in due parti. La prima, composta da 13 versi, dove il poeta, in modo insistente e in maniera implacabile, raffigura la crudezza della situazione che sta vivendo, la vicinanza con il povero cadavere sfigurato, deformato, il compagno che è caduto e questa notte che è sconvolta e allucinata. Appare evidente che la guerra qui viene raccontata per la sua realtà, per la sua crudezza, lontana da quell'eroismo che viene raccontato dal governo e dai giornali. Secondo molti critici, il senso di orrore è ribadito in modo quasi ossessivo dall'uso ricorrente dei participi passati. Ecco, facciamo così. Vai a cercare tu quali sono questi participi passati a cui fanno riferimento i critici. Prova anche a pensare a quale funzione fonetica assumono questi participi. Ti do un indizio. Di un effetto devastante, potentissimo è una parola, quella congestione delle sue mani. Qual è, secondo te, l'immagine che mi è data? Beh, certo, la congestione sappiamo essere l'aumento del sangue nelle vene, che rende livide, gonfi tessuti, qui la mano infatti congestionata, cioè la congestione del morto che assume un aspetto spasmodico, convulso. E che connessione c'è tra queste mani così deformate e il silenzio? Non ti sembra quasi che le mani veramente scavino nel profondo di chi continua a vivere? Stupendo. E per me Ungaretti proprio si cela, si nasconde dietro questo silenzio, l'esistenza che adesso sembra oltraggiata, lacerata. Ma magari vi sarà capitato quando soffrite, quando siete in pena. Ecco, è quello il momento nel quale avete più bisogno di amore. E allora proprio il poeta riscopre l'amore. E un poeta, se è in difficoltà, cosa fa se non scrivere? Magari per chi si diletta come me ogni tanto a scrivere, sa come la scrittura abbia un effetto terapeutico. Comunque, il fatto di ricorrere a pensieri positivi, all'amore, è ancora di più per Ungaretti un ritorno alla vita, un attaccamento alla vita che in questa poesia è veramente fortissimo. La poesia magari ti piace o non ti piace, però immaginala così, è un germoglio di vita. E allora, hai capito? Hai compreso? E se no ripassa, ripassa da qui.